falsi d'autore per milioni di euro, scoperto laboratorio a Lucca, le indagini della Procura di Pisa su un commercio internazionale. Tantissime sarebbero le imitazioni di capolavori originali di vari artisti, da Kandinsky a Picasso, denunciate 38 persone. Trovato morto nel Serchio, la tragedia al Ponte del Diavolo, l'allarme lanciato dai passanti, la vittima è un 54enne della Mediavalle. A Siviari forse la svolta, c'è il via libera della regione al progetto proposto da ANAS, di cui si parla da più di 10 anni e che raccoglie i pareri positivi dei comuni di Lucca, Capannori e della provincia. Il Basketball Club Lucca non delude, domato il Quarrata, ancora una bella vittoria per la formazione di coach Olivieri, che supera 75-69 l'ostica franchigia pistoiese. Tau non in progresso, Seravezza tennistico in Serie D, l'11ª giornata ha confermato l'improvvisa eclissi della squadra di Venturi, ancora capolista nel girone D. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, l'edizione dedicata a Lucca, la Valle del Serchio, dunque l'avete sentito anche dai nostri titoli. Partiamo da un'indagine coordinata dalla Procura di Pisa che ha portato a sventare un maxi traffico di opere d'arte false con laboratorio tra i tre presenti anche a Lucca. Stiamo parlando di un affare milionario, partiamo da qui. Al termine di un'articolata indagine, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico hanno scoperto oltre 2100 opere d'arte contemporanea false. L'operazione, denominata Cariatide, si è estesa fino a Lucca e vede indagati 38 soggetti per i reati di concorso in ricettazione, falsificazione e commercializzazione di beni d'arte ed ha portato al sequestro delle opere che, se immesse sul mercato, avrebbero comportato un danno economico superiore ai 200 milioni di euro. Scoperti i laboratori impiegati dai falsari a Lucca, oltre che a Pistoia e Venezia, e una rete di soggetti dediti a questa attività di falsificazione e commercializzazione estesa tra Italia, Francia, Spagna e Belgio. L'inchiesta ha permesso di individuare, presso una casa d'aste pisana, tre opere false di Kandinsky, Klee e Mondrian, in vendita a 4.000 euro ciascuna, quando quelle degli stessi artisti vengono normalmente battute nelle aste internazionali per decine di milioni di euro. Ancora alla cronaca, rimaniamo a Lucca e per la precisione nei boschi di Sant'Alessio, dove i poliziotti hanno arrestato un giovane di 34 anni colto in flagrante mentre cercava di vendere alla polizia in borghese la droga. Spunta dalla vegetazione coperto da un passamontagna e offre la droga ai poliziotti in borghese, poi tenta di allontanarsi ingaggiando una colluttazione con gli agenti che lo inseguono nel bosco e lo arrestano. È successo in via Piana a Sant'Alessio nel comune di Lucca, dove l'uomo, un 33enne marocchino, era stato sorpreso poco prima mentre cedeva una dose ad una donna. Tra la boscaglia la polizia ha scoperto una base operativa dove il malvivente sarebbe rimasto accampato durante tutto il giorno insieme ad un complice per portare avanti l'attività di spaccio. Dopo una perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al 33enne 26 dosi di cocaina, circa 30 grammi e 170 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Regolare sul territorio, ma senza fissa dimora, il cittadino marocchino è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale. Ancora la cronaca, purtroppo ci occupiamo della tragedia avvenuta a Borgo a Mozzano nei pressi del Ponte del Diavolo, dove nel fiume è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, si tratta di un 54enne della Mediavalle, sentite. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque del fiume Serchio all'altezza del Ponte del Diavolo, si tratta di un 54enne. La tragica scoperta è stata fatta da alcuni passanti che intorno alle 9 di mattina hanno notato una sagoma insolita nel fiume ed è apparso chiaro che si trattava del corpo di un uomo. Subito è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano e i vigili del fuoco del comando di Lucca, supportati da tre operatori fluviali con due mezzi acquatici. Il corpo è stato affidato al medico di turno che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.
Sul posto anche i carabinieri per l'identificazione della salma e le indagini. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella del gesto volontario. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata dall'autoscala, è intervenuta intorno alle 15:30 per soccorrere un operaio che stava smontando un ponte radio utilizzato per il Lucca Comics. Sulla sommità del campanile della chiesa di San Salvatore si era infortunato ad una gamba e quindi impossibilitato a scendere autonomamente per le strette scalette interne del campanile. L'uomo è stato vincolato su barella spinale e poi necessario per il successivo trasporto sull'autoscala. La persona è stata quindi portata a terra e affidata alle cure del personale sanitario. E adesso lasciamo la cronaca, voltiamo decisamente pagina perché torniamo ad occuparci di un'opera, una grande infrastruttura di cui si parla a Lucca e nella Piana da più di 10 anni, perché forse, probabilmente questa volta è arrivata la svolta con il via libera della Regione Toscana. Gli assi viari della Piana di Lucca vicini a una reale svolta. La Giunta della Regione Toscana infatti ha dato il via libera al progetto definitivo dell'ANAS riguardante il primo lotto del sistema tangenziale di Lucca Viabilità Est con i collegamenti fra Ponte Amoriano e i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. Il tutto raccogliendo i pareri positivi espressi dai comuni di Lucca e Capannori e dalla provincia di Lucca, seppur con prescrizioni, osservazioni e condizioni ai fini della conclusione della conferenza di servizi e dell'intesa tra il presidente Gianni e il commissario Mucilli. Nella delibera si ribadisce che il progetto, già finanziato dal CIPE con 172 milioni di euro, a cui contribuisce con 17 milioni la Regione Toscana, viene ritenuto strategico per lo sviluppo sociale, economico ed industriale dell'area, proprio perché favorisce anche i collegamenti con l'entroterra e la rete autostradale. La delibera, che io non esito a definire fondamentale per dare sviluppo e innovazione nel passaggio degli assi viari da quello che è l'autostrada, la 11, che all'altezza di Capannori può dare sfogo fino alla media Valle del Serchio, alla Garfagnana, insomma al nord della Toscana, oltre la stessa provincia di Lucca. Ma per la provincia di Lucca aver risolto qualcosa che si cerca di risolvere da 30 anni è un fatto davvero storico. Per me rappresenta 18 anni di lavoro amministrativo, da quando fui eletto presidente della provincia nel 2006. Questo progetto, che è un progetto importante, che andava ancora meglio integrato con il territorio. Quindi arriviamo a questa delibera con il nostro parere favorevole, ma anche con quello degli enti locali, seppur con ulteriori osservazioni, prescrizioni e condizioni. Una volta stipulata l'intesa, che avverrà a settimane se non a giorni, partirà la progettazione esecutiva in cui ANAS recepirà queste modifiche che abbiamo condiviso, diciamo 6 mesi per quello, altri 6 mesi per la gara, ovviamente fatti salvi le problematiche burocratiche. Cambiamo di nuovo pagina perché andiamo ad occuparci di sanità. Ci sono novità importanti per quanto riguarda la guardia medica, ce ne parla Cinzia Chiappini. Dalla prossima settimana tutti i cittadini toscani avranno un unico numero telefonico a cui rivolgersi per risolvere problemi sanitari non emergenziali negli orari in cui il loro medico di famiglia non è in servizio. È il 116-117, il nuovo numero unico della Guardia Medica valido in tutta la regione. Invito a non autopresentarsi presso le sedi di erogazione del servizio, perché tramite il numero il cittadino otterrà un servizio già filtrato. Un filtro centralizzato da 200 linee telefoniche che secondo l'azienda sanitaria eviterà viaggi a vuoto, accessi non appropriati e attese inutili negli ambulatori della Guardia Medica. Quindi non capiterà più che un cittadino si rivolga a una sede che in quel momento è scoperta. Il 116-117 sarà attivo nei giorni e nelle fasce orarie della Guardia Medica, ma in quali casi ci si deve rivolgere al numero? L'otite, la tosse, la necessità di una certificazione per il lavoro, la richiesta anche a volte di
terapie che il paziente fa in maniera continuativa, faccio l'esempio l'antipertensivo. Se nel corso della telefonata dovesse emergere la necessità di un intervento urgente, saranno gli stessi operatori a indirizzare il paziente nel percorso di emergenza, per cui resta attivo il numero 112. Il 116-117 per le cure non urgenti entrerà in funzione dal lunedì 18 novembre in provincia di Lucca e di Massa Carrara, ma anche in provincia di Livorno e Pisa. A Lucca la Polizia di Stato ha sanzionato 4 automobilisti in sosta nei parcheggi riservati alle persone con ridotta mobilità motoria dotate del contrassegno disabili. Gli agenti infatti hanno messo sotto la lente di ingrandimento la zona di San Concordio, in particolare i parcheggi adiacenti la scuola elementare, dove era stata segnalata la presenza sistematica di auto in sosta nei posti riservati ai disabili. Per tutti, oltre alla sanzione prevista, anche la decurtazione dai 4 ai 6 punti dalla patente di guida. E adesso cambiamo di nuovo decisamente argomento, perché ci occupiamo di strategie future per il turismo. Il tema è stato al centro di un seminario promosso dalla Fondazione Campus. Ce ne parla Giacomo Corsetti. Un seminario per dare una proiezione del futuro del turismo. È quello che si è svolto all'Auditorium Palazzo delle Esposizioni a Lucca per il terzo appuntamento con la tavola rotonda Il turismo incontra il futuro, le start-up come nuove opportunità di autoimpiego, organizzato dalla Fondazione Campus. Un incontro che rappresenta l'anteprima dell'evento Career Days, in programma il 12 e 13 novembre. In questo seminario di apertura dell'evento incontreremo gli start-upper. Parleremo quindi di processi di open innovation, cercheremo di capire da questi giovani o comunque queste persone che hanno avuto successo come start-upper, come fare oggi per lanciare un progetto che sia competitivo sul mercato e che abbia garanzie di successo. Credo che sia una bella opportunità per gli studenti di Fondazione Campus, che si stanno preparando anche a sostenere gli stage con le aziende che arriveranno a Lucca nei prossimi giorni per incontrarli. Credo molto che queste occasioni siano delle occasioni interessanti per tutti i giovani, proprio in un mondo e in un momento anche storico in cui il tema della forte evoluzione del comparto è sotto gli occhi di tutti. Il movimento delle start-up anche nel nostro paese non rappresenta solo occasioni di investimento, ma anche nuove importanti opportunità di autoimprenditorialità e di impiego per i giovani. Ringrazio la Fondazione Campus per questo invito. Oggi credo sia un momento molto importante, perché riuscire a creare connessione tra istruzione e impresa e far comprendere ai giovani com'è, cosa vuol dire creare una nuova impresa, sia fondamentale per permettere di avere gli strumenti per poi evolvere e prendere scelte in maniera più ragionata. La città di Lucca torna sotto i riflettori. C'è stato in mattinata il primo ciak per L'altro ispettore, la nuova serie TV ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò sul tema delle morti bianche, ovvero gli incidenti mortali sul lavoro. Il cast, come anticipa la Toscana Film Commission sui propri profili social, è composto da Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Inaudi. Da Piazza della Cittadella in centro storico, per seguire i lavori e coadiuvare la troupe, l'assessore al turismo Remo Santini. Oggi primo giorno di riprese per la fiction che andrà in onda su Rai 1, inizia puntata nel 2025, con un cast importante di attori come Alessio Vassallo, Cesare Bocci e Francesca Rinaldo. Siamo molto felici, come amministrazione comunale abbiamo dato, diciamo, tutto il supporto possibile. Le riprese andranno avanti fino al 21 dicembre. Lasciamo Lucca, ci spostiamo a Castelnuovo di Garfagnana, dove c'è stato il sold out al Teatro Alfieri per il gran gala lirico E lucevan le stelle. Un bellissimo colpo d'occhio con il Teatro Alfieri, gremito come solo per le grandi occasioni. Sono le prime immagini del gran gala lirico E lucevan le stelle, promosso dal Rotary Club Antiche Valli del Serchio con il patrocinio del Comune di Castelnuovo. La serata è stata un successo sotto tutti i punti di vista.
per la larga partecipazione con il teatro sold out, ovvero con circa 500 spettatori, per la qualità dello spettacolo e la bravura degli artisti e soprattutto per lo scopo benefico di questo evento. L'intero ricavato era riservato al progetto Un Sogno di Palestra, un'iniziativa solidale a favore dell'associazione Il Sogno, che è stata presentata nel corso della serata dalla presidente del Rotary assieme ai protagonisti dell'associazione. Alla fine gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti per la soddisfazione degli organizzatori. Veramente un gran successo, sono contenta di quanto il sogno e il progetto che abbiamo portato avanti possa essere realizzato. Un grazie veramente a tutti i partecipanti e agli artisti. Il galà è stato un omaggio al grande compositore Giacomo Puccini, con la partecipazione del soprano Silvana Froli, del tenore Giovanni Cervelli e del pianista Massimo Salotti. Preziosire il concerto presentato con grande bravura da Claudio Sottili, le esibizioni di due giovani talenti locali emergenti, il pianista Giovanni Andreini e il soprano Alice Semplici, che hanno scaldato il pubblico e ricevuto convinti applausi. Nel repertorio ovviamente tanto Puccini, ma anche Rossini, Mascagni, Giordani, De Curtis e altri autori italiani. E ancora la cultura, al cinema moderno di Lucca, un appuntamento inedito lanciato dalla Croce Verde. Allora, l'evento di venerdì 15 è un evento per noi particolarmente importante come associazione di mando, perché vede la collaborazione con la Croce Verde di Lucca e tratta un tema stellare, perché si tratta del rover della NASA Opportunity, mandato su Marte. In teoria per pochi mesi è rimasto 15 anni e ha fatto piangere il mondo con la sua storia commovente. L'evento quindi sarà affiancato, elaborato e sviluppato da Orchestra d'Archi con organo, due attori, un testo scritto apposta che ha pure vinto un premio di drammaturgia, e il tutto in una location speciale che è il Cinema Moderno, e quindi non mancate. Allora, questo avvenimento qui è a carattere gratuito, però con una offerta libera, e per noi sarà molto importante appunto raggiungere una determinata cifra, perché ci permetterà di contribuire alla realizzazione dei pacchi alimentari che verranno distribuiti appunto dalla nostra struttura del Banco della Spesa, che segue circa 200 famiglie sul territorio lucchese, e quindi chiedo, oltre che la presenza, anche la generosità che è sempre molto importante nei cittadini lucchesi. Dunque, appuntamento con la cultura e la solidarietà il 15 novembre al Cinema Moderno di Lucca. Noi chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale dedicata a Lucca e alla Valle del Serchio. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Adesso, come sempre, linea allo sport. Arrivederci, un buon proseguimento.